Come guarire, o meglio, come vivere, come convivere con la sindrome del colon irritabile. Moltissime persone oggi come oggi soffrono di questa sindrome che io considero non proprio come una malattia, ma considero come, diciamo, un disturbo per quanto riguarda l'apparato digerente di una determinata persona. Secondo me non c'è una causa del tutto organica, o meglio, potrebbe anche esserci, ma c'è anche una causa di tipo psicologico, quindi è un disturbo che riguarda una persona sia a livello di psiche, di psicologia, che però anche a livello di fisionomia, fisiologia per quanto riguarda l'apparato digerente di una determinata persona che purtroppo ne soffre. Come guarire? Secondo me non c'è una vera e propria forma di guarigione. Innanzitutto bisogna dire che può essere o nella forma diarroica, quindi una forma in cui una persona va tante, troppe volte al bagno, si sente gonfio con la pancia, produce moltissime feci, tante volte prova addirittura a defecare, ma non riesce e esce semplicemente del muco, quindi del liquido trasparente che non ha un colore ed ha un odore molto molto leggero. Oppure abbiamo appunto la sindrome del colon irritabile in una fase, diciamo così, molto diversa in cui la persona che ne soffre non defeca, quindi soffre di stipsi, però ha dolori a livello addominale, soprattutto nella parte sinistra. Questo succede sia nella forma diarroica che anche nella forma non diarroica. E insomma, la persona, il soggetto, sta molto molto male. È una vita abbastanza difficile quella del personaggio che soffre di sindrome da colon irritabile. Addirittura qualcuno vorrebbe che ci fosse l'invalidità civile, però purtroppo ad oggi non c'è una invalidità che possa essere corrisposta a chi soffre di sindrome da colon irritabile. Come uscirne fuori, come uscirne vivi, tra virgolette, tranquilli? Innanzitutto non si muore per questa sindrome, chiaramente non è una patologia in cui c'è l'insorgere di tumori, anche perché i tumori è un impassimento totale delle cellule e il tumore viene per esempio quando per esempio abbiamo una determinata malattia infettiva, per esempio può essere l'HIV, che se non trattato diventa AIDS, quando abbiamo per esempio una persona che si espone ad un rischio e che per esempio fuma molto, una persona che ha uno stile di vita e uno stile di alimentazione brutto, non buono, non mangia frutta e verdura, uno stile di vita malsano, uno stile di vita insomma non buono. Per quanto riguarda invece il discorso della sindrome del colon irritabile, possiamo dire, possiamo diciamo così stabilire che c'è sia una causa, ripeto, organica di tipo del palato digerente, ma anche una causa psicologica. Per quanto riguarda i farmaci che possono andare a eventualmente togliere o meglio ad alleviare il disturbo, io ti segnalo il Digerent, che sono delle pasticche che possono essere prese, che vanno a lenire il problema, oppure si può prendere lo Psillogel, che è appunto un contenitore con dentro questa specie di sostanza, sembra quasi gelatina, che va messa in un bel bicchiere di acqua, diventa un bel bibitone, poi che una persona si va a bere e ad assumere, oppure ancora si può prendere il Valpinax. Io attualmente prendo il Valpinax e ti dico che sta andando molto molto meglio, perché il Valpinax contiene il diazepam, che è una benzodiazepina, e contiene però anche l'ottatropina. Che cos'è l'ottatropina? È una sostanza, un principio attivo che va ad agire direttamente nella muscolatura liscia dell'intestino umano. Quindi va ad agire l'ottatropina sull'intestino, nella parte liscia intestinale quindi, ma anche il diazepam a livello psicologico cerebrale, perché va a far sì che una persona non abbia, diciamo così, va ad inibire il pensiero negativo che può andare a inficiare sull'intestino umano. Basta pensare al fatto che quando l'uomo ha, per esempio, un'erezione, il pensiero, l'erezione parte dal cervello, arriva fino agli occhi, naso, bocca, scende sul collo, va sotto, arriva fino al pene e c'è l'irrigidimento del pene attraverso l'erezione, quindi si rigonfiano i corpi cavernosi. Arriva anche però all'intestino, infatti chi soffre di problemi intestinali quando ha un'erezione, pensate che il problema intestinale che una persona ha
spesso e volentieri capita, secondo la mia opinione, che non dico che spariscano, ma vadano un po' a regredire, a regredirsi. Bene, spero, auspico di aver detto tutto, quindi la terapia farmacologica potrebbe essere o a base di Digerent, ripeto, Digerent, sono pasticche che possono essere prese, o a base, per esempio, di Valpinax, che è il trattamento che sto utilizzando io, che mi sta dando ottimi, eccellenti, straordinari risultati, sono delle gocce, ne prendo 20 o prima di pranzo, o prima di colazione o dopo colazione, o prima di cena o dopo cena. Io però faccio che ne prendo 20 dopo colazione e 20 dopo cena. Oppure si può ricorrere allo Psylogel. Lo Psylogel è appunto quella roba gelatinosa, si mette dell'acqua, si beve questo bibitone e in teoria, ma solo in teoria, i problemi di sindrome coli-irritabile dovrebbero essere leniti, secondo la mia opinione. Chi vi parla in questo video non è un dottore, non sono un dottore, non sono un nutrizionista, non sono un medico, non sono nessuno, sono una persona che soffre purtroppo di questo problema di sindrome del colon irritabile e da la spiegazione a te che mi stai ascoltando su come agire per far sì che questo problema, che oggi diventa un problema grave, difficile da gestire, possa andare a essere risolto, o meglio, possa andare eventualmente a regredire, a spegnersi leggermente. Detto ciò, grazie ancora a te che mi stai ascoltando. Non sono un medico, se c'è un medico potrà eventualmente testimoniare le mie parole dicendo sì. Hai ragione caro Leandro, smelli di Roma, oppure no, non hai ragione caro Leandro di Roma. A presto e un saluto da Leandro.